Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Eleonora e oggi parliamo dei libri e i libri del mese sono libri di crescita personale e stavolta invece di essere tre saranno quattro perché ho avuto modo di leggerne quattro e poi, visto che non ho moltissimo da dire su alcuni di essi, ritengo sia adeguato metterli tutti assieme invece di poi fare un video a parte per un solo libro. Detto ciò, innanzitutto ci tengo a farvi conoscere il mio amico Pino, il brufolo birichino, cioè questa creatura mitologica che ha deciso di prendere residenza sulla mia faccia. Quindi, se vedete questo gigantesco coso che ho in faccia, è questo brufolo che, vabbè. Inoltre, se sentite degli strani rumori, non so cosa stia succedendo qui intorno a me, ma qualcuno sposta cose, le batte, le distrugge, quindi tutto regolare. E niente, allora, ho con me la mia agenda perché non mi ricordo i titoli esatti e i nomi degli autori, per cui invece di fare quel semplice sforzo di memoria di impararmeli, preferisco leggerli in modo tale che non dica Roma per Toma. Detto ciò, allora, come dicevo, i libri sono quattro e stavolta in realtà io dico leggere, però li ho ascoltati perché ho fatto un mese di prova con Audible e perché mi avevano suggerito di utilizzarlo e ho pensato potesse essere uno strumento interessante. Però, malgrado l'abbia effettivamente trovato uno strumento interessante, al momento non lo sto più utilizzando perché mi mancava il cartaceo. Tuttavia, ritengo che per libri, ad esempio come questi di crescita personale, Audible sia un po' più funzionale, o meglio, io l'ho preferito piuttosto che leggerli perché io leggo in momenti in cui magari non riesco a dare il 100% dell'attenzione a un libro e invece ascoltandolo riesco magari ad assimilare meglio determinati concetti o a finirlo prima. E tra l'altro è un modo per capire se poi questo volume lo voglio effettivamente avere in casa per poterlo rileggere oppure no. Probabilmente proverò più avanti anche Storytel, che è un competitor di Audible, e vedrò se mi trovo bene perché ho visto che Storytel ha qualche titolo diverso rispetto ad Audible. Audible ne ha tanti, ma alcuni che stavo cercando non li ha. Però ne ho trovati altri che non mi dispiaceva leggere. Tra l'altro mi viene in mente che in verità i libri che volevo recensire sono 5, ma uno non so se lo comprenderò oppure no, per cui rimaniamo sul che sono 4 e poi magari faccio un bonus. Allora, iniziamo subito. Il primo libro è Vaffanguru di Cavizzaro. Allora, ovviamente già dal nome, dal titolo si può intuire che non sarà magari un libro particolarmente serio, non perché dica cose a caso, ma per l'impostazione. Difatti, lo scrittore ha un modo di porsi molto ironico e sarcastico e sto per dire quella frase del cavolo che ripeto ogni volta che parlo di un libro che è scritto in maniera ironica e sarcastica. Avrei potuto scriverlo io, ma sì, o meglio, in alcune delle battute che fa ho ritrovato molto del mio senso dello humor, quindi mi hanno fatto ridere. Ovviamente, essendo un libro abbastanza, come si può dire, ironico, si limita a dare degli spunti. E lo scopo, appunto, Vaffanguro, come vivere la vita zen in 90 giorni, una roba del genere, appunto, lo scopo è quello di dare degli spunti, dei suggerimenti su come vivere la vita in maniera un pochino più zen, meno stressata, meno angosciata, e lo fa appunto raccontando una serie di cose con un linguaggio molto semplice, molto alla portata di tutti perché appunto è sarcastico, con un buon uso di parolacce, per cui in alcune recensioni, visto che alla gente ha dato fastidio, questa è una questione di sensibilità, ci sono delle persone che gli dà fastidio sentire la parola cacca, altre invece possono sentirsi la peggiore bestemmia e rimangono impassibili, per cui quello è molto soggettivo. Comunque, è un libro che ho trovato godibile, perché nel senso che appunto mi ha fatto ridere, non ci si può aspettare, diciamo, di scoprire il senso della vita leggendolo, però qualche spunto simpatico e comunque interessante lo dà, perché alla fine ritengo che bisogna sempre fare un po' di refresh delle cose che si ha sentito, che si sono sentite, soprattutto nel percorso di crescita personale, che si tendono a dimenticare. Se magari viene fatto in una maniera semplice e divertente, può essere a volte più semplice assimilarle. Il secondo libro o audiolibro è Come migliorare l'autostima di Valerio Loffredo. Dunque, questo libro l'ho trovato piuttosto scontato. Ma perché l'ho trovato piuttosto scontato? Non perché lui dica
banalità o comunque solo banalità, ma perché è un libro, secondo me, adeguato alle persone che sono al principio del loro percorso di crescita personale, perché dice delle cose che dicono tutti. Nel senso che se tu hai già fatto un determinato percorso, da questo libro non puoi trovare dei nuovi spunti, puoi semplicemente rileggere degli spunti anche piuttosto basici che hai già sentito, il che, come dicevo prima, può essere utile perché certe cose vanno ricordate, è sempre cosa buona e giusta ricordarle, però se hai già fatto appunto un percorso abbastanza approfondito, potresti non apprezzarlo. Quindi diciamo che è un libro adatto ai neofiti, a chi ha vissuto una vita totalmente allo sbando e non sa nemmeno che cosa sia l'autostima e che decide di cercare di capire cos'è. Dopo aver cercato sul vocabolario il significato della parola, può passare a un libro del genere che, ripeto, scritto bene tutto quanto, però l'ho trovato estremamente basilare e quindi di conseguenza non mi ha particolarmente interessata, perché ad un certo punto era una cosa che avevo sentito dire talmente tante volte ed era talmente basilare che ad un certo punto ho detto vabbè. Ok, grazie, ma tutto a posto. Comunque è appunto un libro adatto a chi è all'inizio del suo percorso di crescita personale, come ho già detto 16 volte, e che vuole iniziare a capire come funzioni la vita, avere degli spunti utili per migliorare la propria autostima e la propria esistenza. Il terzo libro è di Maria Beatrice Alonzi ed è Non voglio più piacere a tutti. Allora, questo libro lo stavo cercando da un po', cioè volevo leggerlo da un po' perché mi ispirava il concetto, quello di non voler più piacere a tutti, e anche la descrizione. Allora, l'audiolibro, tra l'altro, viene letto da lei, dalla stessa autrice, per cui ho trovato carino anche il fatto appunto che venga letto dalla stessa persona che l'ha scritto, perché lo rende un po' più intimo. Difatti, anche un po' il suo approccio narrativo è, diciamo, quasi di una chiacchierata tra amici. Infatti, ad un certo punto le racconta molti episodi di se stessa, della sua vita, conclude i vari capitoli con un abbraccio, un ti voglio bene, e racconta una sorta di viaggio su un treno, che è il viaggio dentro noi stessi e il percorso che si deve fare per riuscire a vivere volendosi più bene, smettendo di appunto cercare di piacere a tutti e accettando se stessi, accettando il proprio percorso, la propria vita, senza cercare necessariamente di cambiare o comunque di volersi male perché non si è come magari si vorrebbe essere. Quindi diciamo che l'ho trovato un libro piacevole perché è appunto questo viaggio introspettivo dentro di te e anche dentro l'autrice, e in cui lei appunto ti accompagna, sia con la voce in questo caso, ma poi anche appunto con i suoi racconti. Ed è un libro che mi sento di consigliare a chi vuole appunto non conoscersi anche un po' meglio, però iniziare a riflettere un po' su ciò che può far stare bene, ciò che è il caso di lasciare andare e che appunto dobbiamo smetterla di cercare di piacere a tutti quanti, in primis, perché dobbiamo piacere a noi stessi, in primis, ho detto un in primis di troppo. L'unica cosa che, come succede con troppi di questi libri, è che manca un po' la parte pratica. Io ho bisogno di robe pratiche, sono come una specie di ingegnere della mente, mi serve che mi dici: fai fare degli esercizi, fai provare delle cose, insomma, se si sta sul troppo teorico, sul troppo vago, ad un certo punto mi scoccio, nel senso che mi sembra che manchi quel qualcosa che sarebbe invece molto utile, perché la teoria è interessantissima, ama te stesso, smettere di cercare l'approvazione degli altri, eccetera, eccetera, fa un percorso di crescita personale, bla bla bla, tutto giusto, tutto bello, però se uno non mi spiega come devo fare, io che sono un ignorante, e il mio, non dico io, cioè io Eleonora, ma io persona posso far fatica, e anche io Eleonora in realtà, perché sono un po' ignorante anch'io. Di conseguenza, se tu non mi spieghi come mi devo comportare, cosa posso fare, dei suggerimenti, degli spunti di come hai fatto tu, perché comunque tu scrittore che racconti questa cosa, se parli della tua esperienza, non è che ti sei svegliato oggi e improvvisamente ti sei svegliato già illuminato, hai fatto sicuramente un percorso dove hai fatto degli esercizi o delle scoperte, delle cose che ti hanno aiutato a arrivare a quel livello. Di conseguenza io vorrei che la gente raccontasse proprio la parte più pratica. Che ne so, ho contato le pecore a testa in giù in un granaio del Tibet. Ecco, va bene, ne prendo atto e valuterò se voglio farlo. Ora, senza arrivare a questo, però mi servirebbe qualcosa in più dal punto di vista proprio dell'esercitazione pratica. Poi mi rendo conto che la mente è una roba particolare, non è che un'equazione matematica, e quindi ovviamente non si può pretendere esercizi come quelli che si possono fare
con altre discipline, però insomma, comunque un po' di allenamento lo si può comunque fare. Poi l'ultimo libro è La mente può tutto di Italo Pentimalli. Allora, Italo Pentimalli aveva ha fatto un altro libro molto famoso che è tipo Il cervello quantico, una roba del genere, che mi è stato consigliato, che però non ho ancora preso perché se lo acquisti su Amazon costa tipo 70 euro e francamente forse il libro un libro dove c'è un incantesimo che convince Chris Evans a sposarmi, sono disposta a pagare 70 euro, per cui ho deciso che su Audible c'era il suo secondo libro, cioè non ha scritto altri libri, però diciamo un suo secondo libro legato a questo argomento, cioè della fisica quantistica ed è come può influire, modificare il nostro cervello. Ho deciso di cominciare con questo. Allora, il libro è interessante, praticamente racconta lui che parla con questa sua amica, e questa sua amica ha un grosso dubbio, ha mille mila dubbi, perché non sa come comportarsi nei riguardi di una promozione che gli hanno offerto, e lui praticamente attraverso questo dialogo fa una serie di riflessioni, dà degli spunti, dei consigli, e parla anche un po' della parte scientifica di come noi possiamo modificare le nostre credenze limitanti per riscrivere, diciamo, il nostro cervello in modo tale che poi possiamo ottenere la vita che vogliamo. E poi parla un po' della fisica quantistica, perché appunto adesso io non so stare lì tanto a spiegare esattamente come funzionano queste cose, perché il mio livello è sotto il base, però ho letto vari libri di questo argomento, e tutti questi libri fanno un pochino la spiegazione di come funziona appunto la fisica quantistica. Ovviamente, essendo una roba complicata, non sono io non è una babba di minchia come me che deve venire a spiegarvelo, ma magari ci sono delle persone più adeguate. Comunque, noi con i nostri pensieri possiamo scrivere determinati percorsi nel nostro cervello che poi influiscono sulla nostra realtà, e con le nostre energie possiamo in qualche modo cambiare la nostra realtà. E se i nostri pensieri ovviamente sono credenze limitanti, la nostra realtà sarà limitata. Se invece noi miglioriamo i nostri pensieri e riscriviamo il nostro cervello in modo tale che abbia delle credenze vincenti, possiamo vivere una vita più soddisfacente e ottenere dei risultati. Ora, lui tra l'altro dà una serie di esercizi verso la penultima parte del libro, se non sbaglio l'ultima parte del libro, con vari livelli che tu puoi fare. Io ho provato a farne mezzo, nel senso che poi ho detto ho provato a farne mezzo, però non ho più continuato, adesso non li ho più ripresi, l'ho letto a luglio questo libro, però è interessante. Si tratta di un libro che avrei bisogno di riascoltare o rileggere, perché con una prima lettura ho assimilato alcune cose, ma in maniera superficiale. Perché secondo me questi libri che hanno questi concetti che sono molto interessanti, ma anche molto, non dico complessi, però ricchi di contenuto, hanno bisogno di essere letti più e più volte in modo tale che possano essere assimilati. Gli esercizi, sì, diciamo che era il caso di farli, però prima ho dovuto sentire tutto il libro e poi ho detto che li avrei fatti, solo che poi tra una cosa e l'altra non li ho fatti mai. Ho letto recensioni di gente che dice di averli effettivamente fatti e di aver avuto un successo, e mi auguro che sia così, però appunto l'ho trovato un libro interessante. Dicono che il primo sia stato migliore, quello del cervello quantico, quindi prima o poi me lo procurerò, però trovo sempre molto molto interessante questa questione della fisica quantistica applicata alla mente. Sto cercando di approfondire sempre di più l'argomento perché mi interessa, perché sono insoddisfatta e quindi devo cercare in qualche modo di cambiare la mia realtà, e ogni strumento che può aiutarmi a cambiare la mia realtà in maniera legale e che non fa male a nessuno è sempre bene accetto. Quindi sicuramente lo rileggerò, e sicuramente, come ho appena detto, mi cercherò anche il primo volume. E tra l'altro credo che il libro lo legga lui stesso, lo legga anche in questo caso lui stesso, e racconti proprio la sua esperienza. Poi ovviamente c'è una specie di colpo di scena nella parte finale del libro, diciamo, chiamiamolo colpo di scena. Comunque mi sento sì di consigliarlo, ovviamente va letto con attenzione, va riletto, e non ci si può aspettare uno di quei volumi semplici, perché non è semplice, però è godibile. Quindi, detto ciò, questi sono i quattro libri di crescita personale che ho scelto. Come dicevo, ce ne sarebbe un altro, di cui però purtroppo non mi sono segnata il titolo, e anche quest'altro libro, di cui il titolo l'ho
lascerò da qualche parte su appena lo ritrovo, perché me lo sono proprio rimbambita, perché mi segno sulla mia agenda tutti i libri che leggo con l'autore per vedere quanti libri leggo e che tipo di libri leggo, perché mi piace ricordarmelo e perché tendo a dimenticarmi i nomi degli autori e i titoli. E nella fattispecie questo libro di cui non ricordo il nome, anche se l'autrice si chiamava Scovel di cognome, è il primissimo libro che ho letto, era La Porta del Successo, credo proprio fosse La Porta del Successo, ed è il primo libro che ho letto, tra virgolette, con Audible, cioè ascoltato, e praticamente parla, diciamo, del potere del pensiero positivo e di come appunto pensare positivamente possa attirare a sé il successo, la felicità e la gioia, ecco perché è una questione di energie che vengono mandate fuori. L'unica cosa di questo libro, e su questo veramente spendo pochissime parole, è che cita tantissimo, tantissimo, tantissimo la Bibbia. E il fatto di citare una scrittura sacra così specifica, può far, in un libro di crescita personale, può far sì che la gente che non è, che è atea, che è agnostica, che ha altri credi religiosi, non si senta, diciamo, rappresentata e non colga il messaggio che c'è dietro il concetto che stai esprimendo utilizzando un passo della Bibbia. Quindi, secondo me, questi libri andrebbero fatti, diciamo, in maniera areligiosa, senza citare la religione, perché per molte persone è qualcosa che allontana, visto che è un argomento molto caldo e personale, come la politica. Quindi, questi sono i miei quattro libri più uno di crescita personale. Mi sento di consigliarvi alcuni sì, altri meno, come potete aver sentito dalla mia descrizione. Fatemi sapere A se li avete letti, B se vi sono piaciuti, C se avete altri libri da condividere e D se vi considerate strumenti come Audible o Storytel strumenti validi o se siete team libri cartacei. Detto ciò, vi ringrazio per l'attenzione, peace and love.